penso di non sbagliarmi, si chiama a parlare, a dire la sua, il sindaco di Pula, Carla Medardo. Grazie Sandro, buonasera a tutti e grazie per questo graditissimo invito. Ho colto con molto favore questa iniziativa, già ci aveva visto con Tore, con altri sindaci, incontrarci su questo tema. Un tema molto importante, un tema che non riguarda certo solo il comune di San Rocco, sebbene sia interessato ovviamente per la maggior parte del territorio, ma che ha delle ricadute su tutti gli altri territori, quindi sulle comunità vicine. Ho apprezzato anche il taglio che è stato dato a questa riunione, un taglio operativo, e questo è un metodo di dialogo che è importantissimo. Ed è un metodo che arriva direttamente ai cittadini. Purtroppo spesso la politica si parla addosso, ma non trova le soluzioni, conosce i problemi, ma non trova le soluzioni. Ecco, io ho visto oggi nell'operatività, nel fatto che gli ingegneri, la ditta Astaldi, e gli ingegneri, il commissario dell'ente del consorzio di bonifica, abbiamo spiegato a tutti noi che non mastichiamo la materia, che siamo profani da questo punto di vista, ci ha spiegato quali sono i problemi, quali sono i temi, i tempi e quali sono quindi le soluzioni. Io credo che questo arricchisca tutti, ma soprattutto ci dia quella fiducia di credere ancora davvero che le istituzioni possano e debbano svolgere un ruolo importantissimo, che è quello di governare i propri territori, e lo devono fare ovviamente non solo parlandosi addosso, ma davvero, come ho detto, trovando le soluzioni. Fa sorridere il fatto che Tore ricordava che dal 60, che si parla della diga di Montiniero, e solo negli ultimi anni abbiamo assistito, o meglio, ormai sono quasi 20 anni che si assiste ad un problema dietro l'altro che un po' ha fatto perdere la speranza su quella che poteva essere la soluzione a questo problema, e forse la soluzione l'abbiamo trovata. I tempi, si parla di tempi certi. Chi mi ha preceduto ha già detto quanto sia importante la diga di Montiniero. È importante per il comune di Pula, è importante per il comune di San Rocco, così come per il comune di Capoterra, è importante per il territorio ed è importante perché davvero, come poi ha detto in modo molto chiaro l'assessore Manichetta, è importante perché ci consente di avere intanto un'opera strategica, un'opera necessaria, e anche perché dobbiamo provare a riconvertire la nostra economia. Se noi vogliamo convertire la nostra economia e declinarla verso quella che riteniamo più adatta al nostro territorio, quindi un'economia e uno sviluppo sostenibile, dobbiamo necessariamente valorizzare il nostro ambiente, dobbiamo necessariamente pensare a quelle che sono le direttrici principali di un'economia possibile, di uno sviluppo economico possibile, che sono quindi il turismo e il settore agroalimentare. Abbiamo delle esperienze positive nel nostro territorio di iniziative di questo tipo, e queste dobbiamo portare avanti. Si parlava delle piste ciclabili, si parlava dell'importanza dei nostri territori montani, che possono essere un'attrattiva importante per far sì che il sud Sardegna diventi una destinazione appetibile e apprezzabile, ma servono le infrastrutture, e la diga di Montiniero è una di quelle infrastrutture che deve essere portata a compimento, così come le piste ciclabili, così come dobbiamo pensare anche alla strada 195, la strada statale 195, che anche questa aspettiamo da tantissimi anni. Ho apprezzato, devo dire, anche il modo di riportare da parte di Paolo Manichetta, il modo di riportare il dialogo all'interno dei territori. È questo che deve fare la politica, e se in queste ultime settimane abbiamo visto una disaffezione dei cittadini alla politica, è perché noi siamo lontani dai cittadini.
e sottoscrivo con la stessa intensità con la quale ha detto Paolo: la politica deve tornare a essere il luogo dove si discute, il luogo del dialogo, il luogo dell'impegno. Si può avere una politica pulita, si può avere politici che siano lontani da certe attività che poco hanno a che fare con l'impegno, l'onestà istituzionale e il sacrificio, così come è stato inteso. C'è una buona politica. Ecco perché non dobbiamo perdere la fiducia, dobbiamo ripartire dal lavoro delle sezioni, dei circoli, e dobbiamo cominciare a incontrarci davvero di nuovo, a parlare dei temi che ci riguardano. Abbiamo fortunatamente una giunta, il Consiglio regionale attento ai territori, abbiamo la possibilità di fare quel salto di qualità che manca da tanto tempo nella Sardegna, e credo che anche gli impegni finanziari di cui parlava in precedenza Paolo siano proprio la misura di quanto la giunta regionale voglia impegnarsi per risolvere i problemi del territorio. Non ci sfugge che io amministro da un anno il comune di Pula, e devo dire che mi sono dovuta impegnare su tantissimi fronti. Sicuramente stiamo cercando insieme gli altri sindaci, da Teulada sino a Capoterra, stiamo cercando di far passare, di promuovere il territorio in modo unitario. Quindi stiamo già facendo prove di dialogo, prove di collaborazione, perché solo insieme possiamo davvero ottenere i risultati che desideriamo. Per quanto riguarda la diga, chi mi ha preceduto ha già detto quanto sia importante la diga. Figuriamoci noi a Pula, che abbiamo un comparto agroalimentare di eccellenza, e purtroppo il problema dell'acqua, il fabbisogno dell'acqua lo sentiamo davvero in modo pressante. Ogni estate leggerete nei giornali locali delle diatribe che scoppiano tra i vari semicoltori, perché purtroppo l'acqua non arriva nelle serre, l'acqua non arriva nei campi, e spesso si perdono intere annate di produzione. In questa circostanza ci è venuta in aiuto il consorzio di bonifica realizzando una condotta di soccorso che in modo contingentato fa arrivare l'acqua alle aziende. È paradossale, ci si deve mettere d'accordo a giorni alterni, a ore alterne, i semicoltori devono mettersi d'accordo, aprire e chiudere le saracinesche per potersi riempire gli invasi. Siamo a questo punto, quindi figuriamoci se la diga di Montigneto non è un'opera che aspettiamo, e davvero le nostre attese non possono essere tradite. Questa volta dobbiamo davvero innestare la quinta e andare dritti all'obiettivo, perché l'economia, lo sviluppo di questi territori non può ancora aspettare i tempi della politica. Ma accolgo ancora una volta con grande entusiasmo il piglio operativo di questa riunione, ma anche evidentemente dell'assessorato ai lavori pubblici, ma della giunta regionale in generale, perché davvero si percepisce che questa è un'opera sulla quale crede e sarà davvero una risposta significativa per i nostri territori. Io credo che uniti si possano ottenere dei risultati importanti, e credo che i sardi debbano imparare a ritrovarsi nei temi comuni, nei temi che riguardano lo sviluppo e la crescita della Sardegna. In questo striscione che appartiene al partito dei Sardi c'è scritto "ai Nantisi", è un'esortazione, davvero io la colgo, pur appartenendo ad un partito diverso, ma la colgo perché non ho nessun problema a mettermi a fianco di chi fa le mie stesse lotte, di chi porta avanti le mie stesse battaglie, anche con colori e bandiere diverse. E quindi dico assieme a voi, ai Nantisi, sempre in pari, e a Zibirino saluti. Grazie per il contributo che hai voluto dare anche tu a questo incontro.